Rispetto al regno territoriale miceneo che gravitava attorno alla cittadella fortificata posta su un'altura e anche rispetto ai piccoli villaggi che si formano dopo la dissoluzione dei regni micenei, la polis greca dell'età arcaica rappresenta una realtà politica e sociale profondamente diversa. Ma che cosa indica propriamente la parola polis e a quale realtà territoriale ci si riferisce materialmente con questo termine? La parola polis nei poemi omerici indicava la città alta, al cui interno, difesi da una cinta muraria, si trovavano il palazzo del re e il tempio. La polis era naturalmente la parte più importante della città, diversa da quella che era la parte bassa della città, chiamata anche Asti, che ospitava le abitazioni del popolo. Con il passare del tempo, però, il rapporto tra città alta e città bassa è cambiato. La città bassa ha incrementato le sue dimensioni grazie proprio allo sviluppo dell'agricoltura e del commercio, si è arricchita e quindi la distinzione tra polis e asti, città alta e città bassa, è andata perdendo di significato e la parola polis ha assunto un significato nuovo che comprendeva cioè tanto la parte alta quanto la parte bassa, il territorio circostante della città. Ma come era strutturata la polis greca? Qui abbiamo un modello realizzato sulla base della topografia della città di Atene. Possiamo distinguere due parti fondamentali: la parte alta, detta Acropoli, alla lettera città alta. Essa è il fulcro religioso della città. Qui, infatti, ha sede il tempio della divinità protettrice della città, nel caso di Atene, il Partenone, il tempio dedicato ad Atena Parthenos, edificato nel V secolo a.C. Nella parte bassa si trova uno spazio cruciale nella storia della polis greca, l'Agorà, cioè la piazza del mercato. Essa è il fulcro politico, economico e amministrativo della città greca. Intorno all'Agorà si dispongono infatti gli edifici principali destinati all'amministrazione della città, il Pritaneo, sede del governo, il Buleuterion, sede del consiglio, e l'Ecclesiasterion, sede dell'ecclesia, dell'assemblea dei cittadini liberi. La città era circondata da una cinta muraria e costituiva un microcosmo chiuso e autonomo rispetto al territorio circostante. Intorno alla città si sviluppava la cosiddetta chora o campagna. Il termine polis è difficilmente traducibile in italiano perché con esso i greci indicavano almeno tre concetti: il centro abitato, come abbiamo visto dalle immagini, lo stato e il paese nel senso di patria, territoriale e culturale di provenienza. Più precisamente, la polis era la comunità dei cittadini. Nella concezione greca, la polis era cioè fatta prima di tutto di persone, di cittadini, non tanto di edifici o di luoghi. In greco, infatti, non si diceva mai la città di Atene o la città di Sparta, ma la polis degli ateniesi o la polis degli spartani.